Uomini e donne news, Clarissa Marchese alle Iene, anche ho avuto delle avances da un regista italiano. Clarissa Marchese racconta di essere stata vittima del Weinstein italiano. Sono sempre di più le attrici che nell'ultimo periodo hanno trovato il coraggio di raccontare le violenze subite nel corso della loro carriera. Tra queste troviamo anche la bellissima ex Miss Italia Clarissa Marchese. La ragazza ha partecipato ad una passata edizione di Uomini e Donne, dove si è fidanzata con Federico Gregucci. Molte donne hanno preferito mantenere l'anonimato, Clarissa invece ha deciso di raccontare tutto alle Iene. Clarissa ha confessato di aver fissato tre provini con un noto regista italiano per un film. L'uomo le disse di essere molto bella e di essere adatta al ruolo di amante, poi però le chiese cosa avesse risposto se le avesse chiesto di spogliarsi. Clarissa si è subito rifiutata, ma durante il secondo provino il regista le disse che per fare l'attrice doveva essere pronta a tutto. L'uomo le ha quindi riproposto la stessa domanda, ma Clarissa con decisione ha rifiutato ancora. Le Iene invita le donne a denunciare l'uomo con il suo nome e cognome. Ad oggi il nome del regista continua a rimanere un segreto nonostante il numero delle donne che lo stanno denunciando continua ad aumentare. Secondo le Iene sarebbe il caso di fare nome e cognome dell'uomo, per potergli impedire di continuare a molestare le donne in cerca di successo.